Signore e signori, alzate il volume e prendete una pausa caffè. Sta per iniziare L'Uomo con la Radio, a cura di Fabrizio Silvestri. Buon ascolto da Maria Giovanna Elmi. Olimpia racconta. Viaggio a cinque cerchi nel mondo olimpico, scritto da Giovanni Fenix. Ben ritrovati ad Olimpia racconta. Oggi torniamo a parlare delle prime edizioni delle Olimpiadi moderne. La fiamma olimpica partita da Atene nel 1896 si avvia verso il nuovo millennio, inciampando però nella disorganizzazione olimpica francese e americana. Una volta archiviata l'edizione ateniese del 1896 e messo in soffitta il XIX secolo, ecco che il Novecento si apre ospitando la seconda edizione delle Olimpiadi moderne in una Parigi dei Café Chantant, del post-impressionismo e della Belle Époque. Il giornalista sportivo francese Gaston Meyer un giorno affermò: «È un miracolo che l'olimpismo sia sopravvissuto ai giochi del 1900 a Parigi». Ed effettivamente, dopo l'edizione ateniese del 1896, sia nel 1900 in Francia che nel 1904 a St. Louis negli Stati Uniti, le Olimpiadi non brillarono per efficacia e organizzazione. Inglobati all'interno delle manifestazioni per l'esposizione universale, i Giochi Olimpici di Parigi finirono col vederne ridotte l'importanza e la visibilità. La durata delle gare, che in Grecia fu di circa 10 giorni, in terra francese si protrae per ben 5 mesi, dal 20 maggio al 28 ottobre. Il disinteresse dei parigini per i giochi si evidenzia in una carenza di infrastrutture che portano le gare di corsa a disputarsi in un ippodromo, quelle di nuoto nella Senna. Ancor peggio va ai lanciatori del disco, che gareggiano in un parco pieno di alberi, o ai cavallerizzi, che finiscono col darsi battaglia in una via del centro di Parigi. Meglio non va nel 1904 a St. Louis, in Louisiana, negli Stati Uniti, inglobati nuovamente all'interno del programma di un'esposizione, la Louisiana Purchase Exposition. I giochi risentono nuovamente di una gestione approssimativa. Durata infinita, dal 1 luglio al 29 ottobre, infrastrutture non all'altezza e pochi atleti provenienti dall'Europa a causa del lungo viaggio da affrontare. Su 496 atleti, ben 432 sono statunitensi. Pochi spettatori, una media di 2000 gara, tanto che non si può dare torto a Stefano Iacomuzzi quando dichiara, in merito all'edizione del 1904, che i visitatori della Louisiana Purchase Exposition sembravano più attirati dal trenino che percorreva i vari padiglioni che dalle gare. Era il 1904, a St. Louis si svolge la terza edizione delle Olimpiadi, un'Olimpiadi che dura 4 mesi, dal 1 luglio al 29 ottobre. Perfetto emblema della disorganizzazione Olimpiadi di St. Louis è la maratona che si tiene il 30 agosto, una gara che vede al suo interno di tutto e di più: atleti in crisi, antenati del doping e comportamenti antisportivi. Ma procediamo con ordine. In quella torrida giornata gli sfidanti si danno battaglia, tra questi un curioso cubano, Félix Carabajal, il quale ha la geniale idea di presentarsi con scarpe col tacco e un abbigliamento pesante. Il buon Carabajal non termina la corsa. Colto da una crisi di fame, decide di mangiare due mele acerbe colte da un albero e che gli provocano un terribile mal di stomaco che lo mettono fuori gioco. Il gran caldo induce molti atleti a ricorrere a metodi più o meno leciti. L'americano Thomas Hinks, ad esempio, viene aiutato dal proprio allenatore con un beverone a base di stricnina, brandy e uovo sbattuto, un energizzante vietato nelle successive edizioni dei giochi. Un altro atleta, invece, rischia di morire a causa della polvere che, per via della bocca aperta con cui corre, ingerisce. Il primo a tagliare il traguardo è lo statunitense Frederick Lorz, il quale però ben presto viene squalificato. Testimoni oculari infatti affermano di aver visto Lorz salire dopo 14 chilometri sull'automobile guidata dal suo allenatore, percorrendo così circa 17 chilometri per poi scendere e concludere a piedi i restanti 10 chilometri. La vittoria viene assegnata, indovinate a chi? A Hicks, sì, proprio lui, l'atleta del beverone alla strychnine.
Anche questo è accaduto alle Olimpiadi. Certo, oggi con i controlli antidoping tutto è molto più difficile e rigoroso. Domani noi torneremo a parlare delle gesta di un altro atleta italiano, Dorando Pietri. Signore e signori, vi ringraziamo per l'ascolto. Fabrizio Silvestri, l'uomo con la radio, vi aspetta per la prossima strepitosa puntata, sempre piena di notizie e curiosità. Buona continuazione di giornata da Maria Giovanna Elmi. L'uomo con la radio, produzione Stefano Francia e Enjoy Art.